tutti. Sono qui con la mia amica. Ciao Irene, saluta. Con la mia cara amica Irene e ci troviamo a Cerveteri perché oggi vi portiamo insieme a noi in un luogo molto ameno che sono le cascate che si trovano qui vicino alla base, credo, dei Monti della Tolfa. Al Fosso della Mola. Non sono espertissima in materia, però cercheremo anche di darvi qualche informazione qua e là. Simone ormai lo conoscete. Ciao, buongiorno. E quindi niente, venite con noi e vi portiamo lì. L'attacco del sentiero e ci troviamo, dovete seguire le indicazioni per il cimitero nuovo di Cerveteri e arrivate praticamente in questo parcheggio qui e qua si lascia la macchina e qua c'è l'imbocco del sentiero, quindi si comincia a seguire questo percorso che allora in realtà è un percorso ad anello, quindi sono circa 8 km se si fa tutto il percorso ad anello, altrimenti vedremo, perché non so se faremo tutto il percorso, però sicuramente ad arrivare alle cascate sono circa 4 km. Fortunatamente il sentiero prevede anche dei tratti in ombra. Ci sono oggi anche delle persone che non vogliono essere riprese, tipo questo qua che vedete qua davanti. Stefano, saluta! E vi parlerà Simone, anche detto il figlio di Alberto. Alla vostra terra. E poi i campi che si aprono. Al primo bivio che trovate dovete andare sulla destra, quindi girare sulla destra e seguire verso questa direzione di qua. Insomma, che cosa andremo a vedere? Dei prodotti vulcanici. Vulcanici, sì. Eruttati da quale vulcano? Da quello dove ora c'è il lago di Bracciano, che si chiama Monti Sabatini. Ok. E quando è stato attivo questo vulcano? Quanti anni fa? Qualche centinaio di migliaia di anni fa. Ma... Vedete quei paretoni là che si intravedono? Quelli sono tutti di, penso, roba vulcanica, sembrerebbe. Sì. Tufo. Tufo. Questo è il primo ostacolo che incontriamo e ci troviamo praticamente a dover guardare questo pezzettino, ma in realtà è, insomma, l'acqua è bassa, quindi... E come si chiama questo torrente, Stan? Vaccina. Torrente Vaccina è questo. E vedete che c'è abbastanza acqua, insomma, e l'acqua è molto limpida. E quindi dobbiamo passare praticamente il sentiero e riprosegue di là. Si va. Vabbè, è calda, raga. Perché è così calda? Perché ci pisciate? No, non credo. Però è calda. E a un certo punto arrivate a un bivio e dovete girare a sinistra e salire verso, passando dietro a questa struttura qui, e non c'è purtroppo nessuna indicazione del sentiero, c'è giusto sto cartello qui. Questo pezzo è veramente bello e molto pittoresco, la vegetazione si infittisce, infatti questa parte è addirittura chiamata Amazzonia del Lazio, vabbè ovviamente ridicolo, però per dire che comunque c'è una vegetazione particolare, molto verde, qua sotto scorre il torrente
e ora praticamente le stiamo risalendo il torrente, cioè ci stiamo passando accanto e poi andremo verso le cascate praticamente da cui si origina il torrente, quindi lo stiamo risalendo in senso della corrente praticamente. Oggi fa veramente caldo, ragazzi, e per fortuna ogni tanto c'è acqua da qualche parte che esce sul sentiero e un po' d'ombra, però la maggior parte del sentiero è tutto sotto al sole. Che dici, Simo? Sei d'accordo? Sudati come delle cose impressionanti. Però appunto noi stiamo soltanto pensando alle cascate, sono il nostro chiodo fisso e quindi si spera che tra un po' arriveremo. Circa 4 km sono a piedi, quindi non è tantissimo, però oggi fanno tipo 30 gradi, quindi si sente tantissimo caldo. Questa è la prima cascata che vedete. Praticamente trovate sul sentiero un'indicazione per Arenile, queste sono le cascate dell'Arenile. Molto bello, l'acqua è abbastanza fonda. Peccato che Irene è venuta con le Converse e quindi è andata così, però non so. Allora ragazzi, punto numero uno, non venire con le Converse. Con le Converse. E punto numero due, portate l'acqua, perché non c'è, vedete tanta acqua, ma questa acqua non si beve mai l'acqua dei torrenti, perché non sapete mai da dove viene, dove è passata, eccetera. Quindi punto numero tre, portare cappellino e crema solare. Qui si vedono i diversi livelli vulcanici. Questo livello qua più stratificato, che cos'è? Potrebbero essere delle poste di caduta, immaginiamo una pioggia di lapilli e ceneri da una nube vulcanica. Che cade per gravità, diciamo. Sì, come dei proiettili, seguendo traiettorie. Come a seguito di un'eruzione, stiamo parlando, ricordatevi, sempre di depositi vulcanici. E sopra invece vediamo qualcosa di più compatto. Quei depositi che vediamo sopra sono lave. E quindi vediamo insomma tutta una serie di sequenze, diverse fasi di una o più eruzioni vulcaniche. Ragazzi, abbiamo fatto un tratto di sentiero che in realtà praticamente va verso il torrente dopo la seconda cascata. Magari è meglio che non lo fate se siete con le Converse o cose del genere, perché è un po' ripido e c'è Irene, poverina, che sta un po' in difficoltà. Però dai Irene, ce la possiamo fare? Beh, è sopravvissuta, perché qua è tutta forza di volontà. C'è qualcuno anche laggiù che ha delle scarpe non proprio adattissime e se ne pagano le conseguenze. Siamo vivi. Irene ha molte cose da raccontarci. Io rischiavo tipo che... di perdere una gamba.
però la gamba c'è, ho soltanto uno sbrego sanguinante, ma ne vale la pena se alla fine vi fate il bagno nelle cascate, ne vale veramente la pena, anche se perdete un arto. Perché c'è stato un attimo un piccolo contrattempo, c'era una frana con dei blocchi enormi che ha ostruito il sentiero, però per non tornare indietro abbiamo detto vabbè, attraversiamo i sassi. Però insomma non avevamo proprio l'equipaggiamento giusto, soprattutto Irene con le Converse. Allora, le Converse non ve le mettete, proprio no, e non vi mettete neanche i pantaloncini corti. Esatto. Però potete andare in costume e scarponcini. Esatto. E moda mare anch'io 2016. Ho il costume moda mare 2016 e niente, comunque adesso torneremo verso la macchina facendo un giro ad anello e quindi non ripasseremo sul sentiero che abbiamo fatto, ma appunto gireremo intorno. E torneremo alla posizione dove abbiamo lasciato la macchina. Comunque nel complesso è stato veramente figo, soprattutto il pezzo finale con le cascate davvero belle, e ve lo consigliamo. Magari diciamo che se non siete proprio espertissimi di trekking potete fare questo percorso che stiamo facendo al ritorno, che è su questa sterrata, ora ve la faccio vedere, potete fare questo percorso che è più semplice e via, e tornare indietro dallo stesso insomma. E niente, allora noi vi salutiamo. È stato un piacere, salutate. Ciao. Ciao. Ciao e ci vediamo alla prossima escursione.